Jasmine e Melissa, momento epico. Jasmine e Melissa si sono alleate per dare fuoco alle auto di Cristiano Ronaldo. Voi ve le immaginate ste due pazze a dare fuoco a tutto, raga? Melissa, ragazzi, ha creato attirare l'attenzione delle guardie, sicuramente. Melissa, ragazzi, è riuscita ad issare tutte le guardie, adesso tocca a noi. Peccato che non c'è la sesto elemento di Ronaldo Junior, se no avrei bruciato anche quella. Salta una, saltano tutte. Jasmine, fallo, ma non farmelo vedere. Dio, ha messo a fuoco le auto di Ronaldo. Mi l'ha fatto veramente. Guardate, ragazzi, sono saltate. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua il vostro Megozzo e benvenuti in questo nuovo video a bomba, possiamo dirlo, dai, diciamolo così, della vita reale da calciatore. Anche se ormai, ragazzi, io lo classificherei, diciamo, come vita reale da Jasmine. Non esiste canonicamente, però io lo classificherei come vita reale da Jasmine, dato che penso sia uno degli ultimi episodi che vedremo dove impersonificheremo lei dentro il gioco. Allora, io vi dico una cosa. Vi avevo detto già che Ronaldo e Jasmine si sono lasciati, quindi ragazzi adesso succederà qualcosa tra i due, ve lo dico già subito. E Jasmine ha trovato una degna attenzione, non so se vogliamo chiamarla così, aiutante. Non vi dico niente, ragazzi, vi dico solo di guardare il video. Vi voglio ricordare, ragazzi, che se volete degli account modati su PC e PS3, ricordo solo PC e PS3, trovate il link di ZWillix in descrizione, è un mio amico, quindi passateci se ne avete bisogno. Quindi velocemente, ragazzi, prima di passare al video voglio salutare su Instagram Fala Filippo, che mi scrive: "Ciao Megozzo, sei il meglio!" Hai capito bene, Fili? Bella così, e te saluto, grazie per il tuo commento. E saluto anche Lampasi Nicola, che mi scrive: "Omega, sei il migliore." Io, e l'hai capito solo adesso. Ciao Nicola, grazie anche a te per il tuo commento, sei un grande. Mentre, ragazzi, vi ricordo invece, non so se volete farlo, fatelo, sapete che è una cosa a cui ci tengo, ve lo chiedo in tutti i video, se no non ve lo chiederei sempre. Venitemi a seguire su Instagram, lo trovate qui e giù in descrizione. Quindi mi raccomando, prendete questo mouse, devastate il tasto segui o dal telefono, dove che lo fate, così avete la possibilità di parlare con me e di essere salutati da me in tutti i prossimi video, quindi mi raccomando. Ragazzi e ragazze, io spero siate eccitate a morire per questo video, perché molto probabilmente sarà l'ultimo video dove impersonificheremo Jasmine e molto probabilmente dove vedremo anche Jasmine stessa in azione. Lo sia così. Sono un vero fan, ragazzi, avrà già riconosciuto dove siamo, ma chi ancora non l'ha capito, ragazzi, basta guardare chi abbiamo qui di fronte. Attenzione, oh mio Dio. Perché, come detto, sarà l'ultimo video di Jasmine, per cui mi raccomando, un bel pollicione in su. Riusciamo ad arrivare a 6.000 mi piace per questo video. Guardate che sarà veramente qualcosa che Jasmine non aveva mai fatto. E soprattutto la persona con cui lo farà, ragazzi, renderà questo video molto 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 particolare. Allora, ragazzi, siamo qui a casa di Messi, perché chi l'avrebbe mai detto che le due mogli di Cristiano Ronaldo sarebbero finite entrambe rispettivamente, una con Messi e una con Ibrahimovic. Infatti sento parlare già Ibrahimovic e Messi che si vogliono vendicare per quello che hanno fatto sia a Melissa che a Jasmine, che poi raga, il povero Ronaldo non ha fatto niente, ve ne rendete conto? E sto sentendo Messi che sta proponendo a Ibrahimovic di andare a casa sua a bruciare tutte le sue auto. No, amore, non lo fare, Ibra. Oddio, ragazzi, Jasmine ha le crisi. Ibrahimovic, non lo fare, Messi è un infame. Ci sono stato anche io con lui. No, io invece propongo un'altra cosa. Oh, mi dovete ascoltare, so io la donna qua, eh. Oh, mi dovete ascoltare. Oh, Melissa, dì tu di ascoltarci, che abbiamo un bel piano. Ragazzi, ma voi ci credereste a quello che state per sentire se non ve lo dicessi io? Secondo me non ci credereste. Jasmine e Melissa, ragazzi, stanno dicendo che vogliono farlo loro. Cosa? Non è possibile, sta scherzando veramente. Si vogliono alleare loro due perché i maschi hanno già fatto fin troppo, sta dicendo, e questa volta vogliono fare qualcosa loro. Messi sembra, ragazzi, che non sia per niente d'accordo, nemmeno Ibrahimovic. Ma ragazzi, è deciso. Jasmine lo sta spiegando e sapete che queste due, è la prima volta, ragazzi, è un momento epico. Jasmine e Melissa si sono alleate. Attenzione, sapevate benissimo, per chi ha seguito tutta la serie, che queste si odiano a morte, ma si sono appena alleate.
per dare fuoco alle auto di Cristiano Ronaldo. E no, non lo so ragazzi, è il top del top dei top di video. Anche se povero Ronaldo non capisco perché non ha fatto niente, poverino. È tutto loro che hanno fatto. Un attento con Buffon, un attento con Ibrahimovic. Quindi ragazzi, non capisco il perché povero Ronaldo. Forse perché le ha sbattute fuori di casa e non fa una piega. Poi ve le immaginate ste due pazze a dare fuoco a tutto, raga? È ineguagliabile, devo dire. L'unica cosa buona è che il figlio di Cristiano Ronaldo ha imparato a Jasmine e quello ragazzi di incendiare le auto. Il suo stile ormai, raga, è intramontabile. Dovrebbe essere qui da qualche parte. E opla, ragazzi, ecco la tanica di benzina che useremo. Sì, però Jasmine, levatela adesso, sennò poverina non riesce a correre. La tanica di benzina che useremo per dare fuoco al garage di Ronaldo. Io ancora, ragazzi, non sto capendo perché lo stanno per fare, però va bene così. Melissa, se non si muove, ora la lascio qui, lo giuro, raga, la lascio qui. Melissa, te dai una mossa? Intanto fatemi mettere gli occhiali alla Spice Girl. Eccoci come stiamo? Siamo pronte per fare casino e delirio a casa di Ronaldo? No, ma voi ci credete? Forse ancora non ci credete. Jasmine e Melissa, ragazzi! Jasmine e Melissa insieme! Manca solo Tracy De Santa, hanno fatto proprio il trio delle Spice Girl. Va bene, dai, questa è l'auto di Messi. Adesso di ignoranza ci entriamo e andiamo con questa, va? Tanto non la roviniamo, raga, non siamo mica Ronaldo Junior. Melissa, te devi dare una mossa. Almeno un mese, due mesi. No, ragazzi, ci ha buttato immediatamente fuori casa Ronaldo. Guardate voi, cioè, non si può fare così. E sono pur sempre la sua ex moglie. Sicuramente abbiamo già divorziato perché conoscendolo avrà già fatto. Oddio, ma guarda tu questo come guida. Sicuramente, raga, conoscendo Ronaldo avrà già fatto. Sarà già andato dall'avvocato a fare la disdetta. Sì, la disdetta, che è un abbonamento. Insomma, avranno già divorziato, raga. Detto in parole semplici, semplici alle barese. Che è già qualcosa di eccezionale vedere Jasmine e Melissa che fanno una cosa insieme alleate contro Ronaldo. E questo è un evento che si vedrà una volta nella vita. Non le vedrete mai più due insieme. E soprattutto non penso vedrete più un video su Jasmine. Quindi, ragazzi, le nostre donne sono pronte, come vedete siamo arrivati all'osservatorio Galileo, abbiamo lasciato l'auto di Messi qui in mezzo a tante altre auto in modo da non dare sospetti. Insomma, abbiamo praticamente tutto. Allora, ripetiamo il piano che ovviamente voi non l'avete visto. Allora, ragazzi, il piano è il seguente. Melissa, ragazzi, andrà dall'entrata principale lì dove sono anche qualche macchina, ovviamente non possiamo mettere fuoco a quelle perché poi ci sgamano, e cercherà di attirare l'attenzione delle guardie, sicuramente anche l'attenzione di Ronaldo stesso facendolo uscire dalla casa. Noi ragazzi invece ci intrufoleremo nel garage, quindi dalla parte di dietro, e metteremo fuoco a tutte le auto di ignoranza che ha Ronaldo nel garage, così impara a mettersi contro due donne cazzute come noi. È vero tesoro? Vedere che è meglio. Ah, Melissa, non fraintendere, io ti odio comunque a prescindere per ogni cosa, quindi stiamo solo collaborando per questa cosa qui. Aspetterò che Melissa riesca a distrarre le guardie, direi che mi posso nascondere qui dietro e aspettare. Cioè, ragazzi, Jasmine, livello mimetizzazione over 10.000. Allora, il piano ha funzionato, ragazzi. Melissa è riuscita ad attirare l'attenzione delle due guardie dell'FBI che solitamente stanno fuori per fare la guardia. E guardate, è uscito anche Ronaldo. Bene, ragazzi, ora che sono tutti distratti, Jasmine, non lo fare. Oddio, ecco, vedi, questo è il karma, ragazzi. Non lo devi fare, quello è Cristo. Ti sta dicendo, Jasmine, fermati. No, ragazzi, Jasmine sembra proprio incazzatissima e vuole farlo. Oddio, stiamo già scavalcando tutto. Ovviamente qui non ci sono guardie, quindi di regola il passaggio è libero, quindi dobbiamo darci una mossa. Melissa, ragazzi, è riuscita a distrarre tutte le guardie, adesso tocca a noi. Metteremo fuoco al garage di Ronaldo senza che lui... completamente uno stupido, e non ha lasciato nessuno qui giù a guardia, ovviamente, del garage, perché forse pensava che nessuno venisse, ma invece si sbagliava veramente. Vediamo che auto sta per incendiare Jasmine. Allora, ragazzi, se vi ricordate bene, qui ci sono tre auto che dovrebbero essere mie. Infatti tutte le altre auto le tiene sopra. Vabbè, c'è questa Mercedes che ci regalò, la prima macchina che ci ha regalato. Poi c'era questa Lamborghini gialla che ci ha sempre regalato. E questa, l'ultima Ferrari, ragazzi, recentissima, ve la ricorderete sicuramente, che ci aveva regalato perché avevamo litigato con Ronaldo Junior. Peccato che non c'è la sesto elemento di Ronaldo Junior, se no avrei bruciato anche quella. Direi, ragazzi, che è doveroso iniziare dalla Veneno Roadster, che è la Lamborghini che a Ronaldo piace di più, perché io sinceramente pensavo di trovare nel garage la Lamborghini Supreme, ma ragazzi, non so che fine abbia fatto. Ora colleghiamo tutte le auto con la benzina in modo tale che esplodano tutte. Cioè, la cosa bella di questo garage è proprio questa, no? Che il garage, siccome è piccolino, però c'entrano una decina di macchine qui, ragazzi, salta una, saltano tutte. Se le rubiamo,
poi sono targate e potremmo anche prendere una denuncia, per cui già Ronaldo dice che ci odia abbastanza, per cui penso che fargli esplodere sia la cosa migliore. Vai Jasmine, sali qui, brava. E sei ancora in tempo. Ragazzi, Jasmine lo fa, non lo fa. Se mettete like, lo fa. Se non mettete like, non lo fa. Quindi mettete like. Direi che non voglio vederlo, non lo voglio vedere. Jasmine, fallo ma non farmelo vedere. Jasmine, fallo ma non farmelo vedere. L'ha fatto ragazzi, oddio. Ha messo a fuoco le auto di Ronaldo. Jasmine, scappa, questo è l'ultimo. Scappa, scappa, scappa. Oddio ragazzi, sta andando tutto a fuoco. Ora esploderà tutto. Ora vedremo le auto che salteranno in aria. Non ci credo. Jasmine l'ha fatto veramente. Guardate ragazzi, sono saltate. Sì, è riuscita alla perfezione ragazzi. E Melissa c'è, se non c'è. Jasmine, che stai facendo? Scappa in macchina, presto. Melissa, ci sei? C'è Melissa. Ragazzi, non ci credo. L'hanno fatto per davvero. Scappate, scappate. Oddio, piano. Hanno quasi devastato l'auto di Messi. Se il video vi è piaciuto, questo ultimo video su Jasmine, non molto bello per Ronaldo, quindi mettete un bel pollicione in su, ditemi nei commenti se ha fatto bene Jasmine, anche se secondo me raga non ha fatto per niente bene. Quindi aspettiamoci una vendetta da parte di Ronaldo sicuramente, anche se ora Ronaldo ha altri problemi, lo sapete. Iscrivetevi al canale per non perdere altri video con Jasmine, Melissa, Ronaldo, Ronaldo Junior, insomma, perché adesso le cose si faranno sempre più belle. E in descrizione trovate le mie maglie ufficiali in super edizione limitata, quindi mi raccomando raga, passateci, e chi le prende e le posta su Instagram vengo a mettere like. E sempre su Instagram raga, ricordate di venirmi a seguire se volete essere salutati tutti i prossimi video. Ragazzi, mi sa che l'auto di Messi non arriva integra a casa, e parlare anche con me in direct. Per questo video è tutto ragazzi, Jasmine e Melissa più pazze che mai, oddio, che si è buggata l'auto, si era buggata l'auto per 2 secondi. Ciao raga, e se ne vediamo in un prossimo video, ciao!